Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Buonasera, 16 marzo 1978, 45 anni fa, la strage di Via Fani, 5 tra carabinieri e poliziotti morti ammazzati in mezzo alla strada, il sequestro del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, apoteosi della sfida delle Brigate Rosse allo Stato, ma anche l'inizio della loro fine e l'inizio anche dell'agonia di un uomo che aveva immaginato, sognato di mettere insieme i due grandi partiti della politica italiana in quel momento, partiti popolari, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, per formare un governo che la guerra fredda invece pretendeva che rimanessero separati, divisi da un solco profondo, una scommessa e una possibilità che furono negate. La data spartiacque nella storia della nostra Repubblica è dunque quel 16 marzo 1978, quando comincia il conto alla rovescia di 55 giorni che si concluderanno con l'uccisione di Aldo Moro, un evento che ribalterà la storia del nostro paese. Dopo è stata un'altra Italia, ma prima, chi se la ricorda, che cos'era l'Italia del giorno prima? Di quel mercoledì 15 marzo 1978, 45 anni fa, esattamente come oggi. Che cosa accadeva? Cosa guardavano gli italiani in televisione, al cinema? Di cosa parlavano? Che cosa ascoltavano? Il nostro racconto comincia esattamente da qui, da quella vigilia, da quel giorno prima, il giorno in più. Le radio in quelle ore del 15 marzo 1978 rilanciavano due brani di grande successo: Rino Gaetano con Gianna, state ascoltando, e Pensiero stupendo di Patti Pravo. Ma nei palazzi del potere non si cantava affatto. I corridoi erano attraversati dai veleni che accompagnavano la formazione del quarto governo Andreotti, un monocolore democristiano che avrebbe avuto Arnaldo Forlani al Ministero degli Esteri, Francesco Cossiga al Ministero dell'Interno e Franco Evangelisti, detto Afra, che ti serve, alla presidenza del Consiglio come sottosegretario, seduto alla destra del divo Giulio. Cavalli di razza senza tempo di quel grande partito che Giampaolo Pansa ribattezzò come la Balena Bianca, che Roberto Faenza nel suo film Forza Italia aveva raccontato facendo il pelo e il contropelo a quella classe di grande potere che erano appunto i cavalli di razza democristiani. Silenzio in memoria di Alcide De Gasperi. Eccolo Aldo Moro, l'avete visto, accanto a Benigno Zaccagnini, segretario poi della Democrazia Cristiana. Siamo alla vigilia, come dicevo prima, della presentazione del quarto governo Andreotti e il giornale OP di Mino Pecorelli, che di lì a un anno verrà ucciso da un killer rimasto ancora senza volto e senza nome, una pubblicazione che raccontava gli affari sporchi della Repubblica, scrive
il quotidiano Vita Sera pubblica un necrologio sibillino. A 2022 anni dalle Idi di marzo, il genio di Roma onora Cesare. E proprio alle Idi di marzo del 1978 il governo Andreotti presta giuramento nelle mani di Leone Giovanni, che era il presidente in quel momento della Repubblica. Dobbiamo attenderci Bruto? Chi sarà? Chi assumerà il ruolo di Antonio? Questa era proprio la modalità con cui Pecorelli scriveva i suoi pezzi, buttando lì delle suggestioni, delle provocazioni, e soprattutto scrivendo per chi doveva capire che cosa voleva raccontare. Ma sono parole inquietanti. Quel giorno, quello stesso giorno, il 15 marzo 1978, Papa Paolo VI rinuncia all'omelia perché è malato. Paolo VI giocherà un ruolo centrale nei 55 giorni del sequestro Moro. E la sera, sempre quel giorno, nelle case risuona la sigla dell'almanacco del giorno dopo. Guardate. Buonasera, domani è il 16 marzo. Il sole sorge alle 6:21 e tramonta alle 18:17. La luna si leva alle 10:53 e cala a 00:48. Domani si ricordano Sant'Agapito, vescovo di Ravenna, e Sant'Eriberto, vescovo di Colonia. Sembra di essere ripiombati in un'altra dimensione. A Torino, quel 15 marzo, scendono in campo Ajax e Juventus nel ritorno dei quarti di Coppa dei Campioni. La Juve vincerà ai calci di rigore e alle 20 su Rai 1 gli italiani ascoltano compatti il telegiornale. Buonasera. Una fascia del Libano meridionale è praticamente in mano agli israeliani dopo l'attacco di rappresaglia cominciato questa notte contro i campi palestinesi. Apprensioni in tutto il mondo. Il Consiglio dei Ministri nomina i nuovi sottosegretari. Approvate le modifiche alla legge reale sull'ordine pubblico e la riforma della Commissione parlamentare inquirente. Al Consiglio esecutivo della CISL, Macario accusa la CGIL di essere strumentalizzata in funzione della strategia del Partito Comunista. Per Lama è una polemica senza prove. Rapito questa sera a Roma il costruttore Angelo Apolloni. Ricusato Nicola Pietrangeli dai giocatori come capitano della Coppa Davis di tennis. Beh, un telegiornale così ce lo siamo completamente dimenticato. Subito dopo il TG, su Rai 1 va in onda il documentario Douce France di Enzo Biagi, mentre sul 2 c'è la prima puntata di Un amore di Dostoevskij. Rai 3 non c'è ancora, comincerà le trasmissioni nel 1979. In quei giorni e quel giorno per il cinema è un momento d'oro. In sala spopolano incontri ravvicinati del terzo tipo, In nome del Papa Re, Guerre Stellari, Ciao Maschi e Giulia, Il più grande amatore del mondo. E poi c'è appunto Forza Italia, questo film corrosivo, film documentario sulla politica italiana dal dopoguerra fino alla metà degli anni 70, che è tutto quanto incentrato sul grande potere della Democrazia Cristiana. Il regista è Roberto Faenza, gli sceneggiatori sono Antonio Padellaro, Carlo Rossella, Marco Tullio Giordana, Marco Como, le musiche originali di Ennio Morricone. Il film verrà visto da Aldo Moro in una saletta privata, in anteprima, ne rimarrà irritato, dispiaciuto per dire poco, però attenzione, perché nel memoriale che scriverà quando è nella prigione del popolo delle Brigate Rosse, scriverà: per chi abbia visto Forza Italia fa impressione il linguaggio a dir poco estremamente spregiudicato che i democristiani usano al congresso tra un applauso e l'altro all'onorevole Zaccagnini. Sono modi di dire e di fare che un tempo sarebbero apparsi inconcepibili. Hanno bloccato i gavi al balcone, non li fanno più uscire. Cosa posso farci? Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. E mica è facile.
Lasciali gridare. Bisogna cambiare! Guardate che se non si riesce a raggiungere un'intesa, qui non andiamo avanti. Il problema vero è il rapporto con i comunisti, e lo ripeto per l'ennesima volta. Bisogna prendere delle decisioni. Se beh, se una politica se no ci mettono in croce. Silenzio! Silenzio, per favore! Un po' di dignità! Portafoglio vuoto. Se qualcuno gli manca, è pregato di venire al tavolo della presidenza. Avete visto il testone mobile di Amintore Fanfani, la faccia di pietra di Giulio Andreotti e poi anche Mariano Rumor. Quel film non lo vedrà più nessuno per altri 15 anni, perché subito dopo la strage il ministro dell'interno Cossiga deciderà di farlo ritirare dalle sale. Ma su quel film, su che cosa ha significato e cosa provocò, torneremo più tardi ascoltando il regista Roberto Faenza. Aldo Moro, dov'è quella sera di mercoledì? Di 15 marzo 1978, è nel suo studio di via Savoia 88 insieme ai suoi più stretti collaboratori. Sta limando gli ultimi passaggi del primo governo, quel monocolore democristiano a cui il PC dovrebbe dare l'appoggio esterno. Sì, perché non è proprio tutto così scontato e così chiaro. Non è chiaro che quel governo, il primo governo del compromesso storico, riesca a prendere il largo il giorno dopo, dopo la richiesta della fiducia in Parlamento. Ma ci sono ancora appunto molte fibrillazioni, e infatti a tarda sera Moro dà al suo consigliere Tullio Ancora l'incarico di avvertire il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer che, se da una parte la lista dei ministri è chiusa e non ci sono possibilità di modifiche, però lui si fa garante personalmente di insomma intervenire successivamente per apportare quei cambiamenti e quelle modifiche che possono tranquillizzare il Partito Comunista e quindi dare la possibilità al PC di rimanere con un diciamo appoggio esterno che garantirebbe appunto al governo di andare avanti. A mezzanotte squilla il telefono in via Savoia e c'è Luciano Barca al telefono, che è lo stretto collaboratore di Berlinguer, e Tullio Ancora lo avverte che sta preparando appunto un messaggio scritto di Moro per tranquillizzare il segretario del Partito Comunista. Questo messaggio non verrà mai consegnato, perché il 16 mattina ci sarà la strage e quindi tutto prenderà un altro verso. Alle 11 di sera Moro esce da via Savoia, dal suo studio, e si trattiene a parlare per strada fino a circa le 11 e mezza, 11 e tre quarti, insieme a Nicola Rana, un altro suo stretto collaboratore. Poi torna a casa in via del Forte Trionfale, e lì, forse, chi lo sa, ascolta il giornale radio, le notizie dal Medio Oriente che raccontano dell'invasione israeliana del Libano, dove gli israeliani danno la caccia ai fedain dell'OLP, l'elenco dei vice ministri del nuovo governo e la cronaca anche di un sequestro. GR2 Radio Notte. Gentili ascoltatori, buonasera da Filippo Cicognani. Ancora drammatiche e confuse le notizie dal Medio Oriente. Secondo un brevissimo dispaccio di agenzia giunto poco fa, l'attacco israeliano si sarebbe concluso in serata. E adesso le altre notizie. Il Consiglio dei Ministri nella sua prima riunione ha approvato le dichiarazioni programmatiche che Andreotti farà domani in Parlamento, prima a Montecitorio e poi a Palazzo Madama, e ha nominato i nuovi sottosegretari, che sono 47 come nel precedente governo. Rapito questa sera a Roma il costruttore edile Angelo Apolloni, già oggetto di un tentativo di sequestro il 20 dicembre scorso. Questa sera Apolloni stava facendo ritorno a piedi agli uffici della società che gestisce con i fratelli e che è una delle più importanti nel settore edilizio romano, quando in via Roberto Micheli, una traversa di via Colatina, a pochi metri dal portone della società, è stato affrontato da quattro individui armati a volto scoperto.
Ecco, mentre il GR sta dando queste notizie, l'ennesimo sequestro, ce n'erano stati già una settantina a cavallo tra il 75 e il 76, in periferia i brigatisti stanno squarciando le gomme del furgone di un fioraio che generalmente si ferma ogni mattina all'angolo tra Via Fani e Via Stresa. Vogliono impedirgli che nel momento in cui ci sarà l'azione e quindi dovranno attaccare le auto di scorta di Moro e la macchina su cui c'è il Presidente della Democrazia Cristiana, vogliono evitare di avere tra i piedi degli ostacoli. Ma a che punto sono arrivate le Brigate Rosse dall'inizio della loro storia fino a quel momento? Vediamo.